Benvenuti e ben ritrovati per quelli che... Benvenuti alle persone nuove e ben ritrovati a quelli che ci stiamo vedendo già da alcuni anni. Abbiamo fatto anche un ritiro quest'estate assieme, qualcuno di voi è venuto anche a fare i ritiri su da noi. Ben ritrovati. Ci ritroveremo qui ogni un paio di mesi, ogni due mesi, e quest'anno facciamo un cammino chiamato Vittoriosi in ogni situazione. Il nome Il Crocifisso Risorto che mi aveva dato il Signore durante un ritiro nel lontano 2002, quando ho fatto 40 giorni da Padre Andrea Gasparino a Cuneo, sono stato 40 giorni a pregare, a stare lì alla presenza di Dio, Dio mi rivelò questo nome, Il Crocifisso Risorto, e come sottotitolo abbiamo sempre messo Vittoriosi in ogni situazione. Ditelo con me, Vittoriosi. Ma davvero? Cos'è che celebra oggi la Chiesa? L'esaltazione della croce. Ma allora è il fallimento, giusto? No, la croce è la vittoria. Se non avete ascoltato, ascoltate quello che ho pubblicato stamattina su Telegram o su Facebook, la spiegazione di questa festa. È una festa vittoriosa. È una grande festa. Si esalta la vittoria di Dio sul male. Si esalta il nome di Gesù che ha sconfitto il nemico, ha trovato il modo, l'unico modo per sconfiggere il nemico, e l'ha sconfitto. Dobbiamo solo adesso prendere delle chiavi durante quest'anno per essere anche noi vittoriosi. Vittoriosi in ogni situazione. Iniziamo oggi con il titolo Le sfide. La vita è una sfida, alla fine, lo sapete, penso che ve ne siete accorti che la vita ci propone, ci ripropone delle sfide, noi le chiamiamo prove, qualcuno le chiama ingiustamente croci o altre cose, no. Sono delle sfide, sono delle prove, sono delle, dovremmo dire, opportunità. Voi siete delle persone vittoriose o perdenti? Qualcuno sì. Siete nati? Se siete qua è perché siete nati. Cosa c'entra? Sapete che quel giorno, in quell'ora, eravate in mezzo a circa dai 50 ai 100 milioni di spermatozoi? Se non ci credete, cercate su Google. E su 50 milioni o 100 milioni, uno solo è arrivato a destinazione e ha vinto. Gli spermatozoi vittoriosi alzino le mani? Non ve l'aveva mai detto nessuno, in questo modo brutale. Ma è così. Noi siamo arrivati e gli altri no. Mi spiace per gli altri, ma noi siamo arrivati. La scienza dice che noi siamo arrivati, che c'è stata questa grazia, perché Dio ci ha voluti in qualche modo. Quindi c'è stata una grazia e ci ha resi vittoriosi già in quel momento. Già in quel momento. Quindi c'è una profezia di vittoria dentro di noi. C'è scritto qualcosa dove possiamo, dentro di noi, che dobbiamo riscoprire questa profezia dentro di noi e vincere. Fra l'altro nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 3, versetto 21, Dio dice: il vincitore lo farò sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi siedo con il Padre mio sul suo trono. Gesù dice: io sono stato vittorioso, e oggi esaltiamo la croce esaltando l'amore di Dio vittorioso sul male. Ma dice: se vuoi sederti vicino a me, devi essere vittorioso anche tu. Cosa dobbiamo essere? Vittoriosi. Vittoriosi. Ma davvero? San Paolo, 2 Timoteo capitolo 4, versetti dal 6 all'8, dice: io ormai sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento in cui io lasci questa vita. E dice: ciao, me ne sto per andare. Ciao, ciao. Fra poco troverete affisso che San Paolo è morto e io sono contento, dice San Paolo. Però sono arrivato qua, dice, essendo vittorioso. Infatti dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta la corona di gloria. Dice: ora vado a prendermi il premio. Ma vedete, usa due termini. Che dice: ho combattuto la buona battaglia. Nella battaglia c'è sempre un
perdente e uno vittorioso, ha combattuto e ha vinto. Ha corso, dice qua, ho terminato la corsa. San Paolo usa questi due termini, uno atletico e l'altro è un termine militaresco. Uno corre per arrivare primo? Se possibile, sì. L'importante è partecipare? No, è una bugia che ci hanno detto. L'importante è dare il massimo, arrivare e vincere. Noi dobbiamo vincere. Poi la vittoria non è contro gli altri, ma è contro l'unico nemico di tutti noi. E noi contro quel nemico dobbiamo essere vittoriosi, dobbiamo arrivare primi e dobbiamo sconfiggerlo. E dire, ora mi resta soltanto la corona, dove il giudice giusto mi consegnerà. Quindi, la vita è una sfida. E noi siamo nati per essere vittoriosi. Ma la sfida è veramente per tutti? Abbiamo tutti delle sfide? Se state seguendo il percorso anche che stiamo facendo al martedì, oppure poi lo rivedete anche su YouTube, siamo partiti con la storia di Abramo e poi siamo arrivati a Isacco e adesso stiamo facendo Giacobbe, che ci terrà compagnia per alcuni mesi. C'è scritto che nella storia di Abramo, chiamato da Dio a diventare il capo stipite di tutta la storia sacra, a un certo punto ci fu una carestia. Quindi ci fu per lui una prova, una sfida. E poi, in qualche modo, lui ne uscì. Poi a un certo punto gli nasce Isacco, passano alcuni anni, a un certo punto Abramo muore e c'è scritto venne un'altra carestia come quella ai tempi di suo padre Abramo. Quindi anche per il figlio c'è stata una sfida. Se volete rimbecillire i vostri figli o nipoti, risolvetegli tutti i problemi e diventeranno dei perfetti imbecilli. Bisogna che soffrano, bisogna che non stiano male, ma che lottino. Li si aiuta, quelli che li prendono sempre in braccio, il piccolo non camminerà mai. Lascia che sia lì, che fatichi, che si metterà in piedi prima. Prima che mi chiamasse a tempo pieno con questo ministero, Dio mi ha fatto fare dal perito meccanico, ha fatto varie cose, poi mi ha fatto fare anche l'OSS, l'operatore sociosanitario. Spirituale, aggiungevo sempre, perché ho portato dei sacerdoti a confessare delle persone, sono successe delle grazie anche lì al lavoro. E mentre ero lì, la cosa che ho imparato a non sostituirmi alle persone, cioè dovevo cercare di fare, fra l'altro ero in un centro di riabilitazione chiamato San Giuseppe, la grazia, e ci hanno insegnato a cercare di riabilitare le persone, ad aiutare le persone. E per aiutarle devi fargli fare degli sforzi. Ci fu una sfida per il padre Abramo, ma ci sarà anche una sfida per Isacco. Ce ne sarà poi una anche per Giacobbe. Siete contenti? Dite, ognuno la sua sfida? Anch'io ho la mia. E me la tengo ben stretta. La volete? Ve la do, ve la... Nessuno? Ve la regalo anche, no? I miei debiti economici piuttosto che altre cose, non le volete? Ok, me le porto a casa di nuovo, anzi cercherò di lasciarle qua, anzi cercherò di capire come vincere queste sfide. Una sfida per tutti. In Matteo capitolo 7 versetti da 24 al 27 c'è scritto: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i venti, soffiarono i fiumi e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta le mie parole e invece non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa e la casa cadde. E c'è scritto, e la sua rovina fu grande. In questa parabola, al di là del fatto che ci chiede di mettere in pratica la sua parola per essere vittorioso, dice che tanto la prova è arrivata sia per il credente che per quello che non credeva. Per ognuno di noi c'è una prova. Ognuno di noi veniamo provati durante la nostra vita in qualcosa.
Ebbene, la differenza qual è? È credere in Dio. La prova arriva per tutti. Tutti vinceranno la prova? Dice qua, no, quelli che mettono in pratica la sua parola. La prova è per tutti. E l'esito della prova dipende? Da chi dipende? Da? Il noi è troppo generale. La tua sfida. Sì, è vero, poi c'è magari una sfida per la coppia, una sfida per la famiglia, una sfida, come si dice, per la parrocchia, una sfida per... Ognuno di noi ha le proprie sfide e il risultato dipenderà da noi, da me. Ve la ricordate la parabola delle 10 vergini che aspettano lo sposo? Entreranno tutte con lo sposo? C'era una sfida per tutte e 10, ma c'è scritto 5 erano stolte, anche lì, e 5 sagge. Quelle sagge hanno saputo cosa fare, l'hanno fatto in modo corretto e quando è arrivato lo sposo, sono entrate. Le altre invece, che anche quelle erano state chiamate, ma a causa della loro stoltezza, non sono entrate, hanno perso la sfida. La prova è arrivata per tutte e 10. Quante si sono addormentate? Tutte 10. Tutte 10. Cioè è arrivata la stanchezza, è arrivata la prova, è arrivato il buio, stavano attendendo, non arrivava, c'è scritto tutte si addormentarono. È arrivata una prova per tutte, ma nel momento in cui arriva il grido, è arrivato lo sposo, 5 erano pronte. È arrivato il momento di, 5 erano pronte e sono entrate. Le altre invece sono rimaste chiuse fuori. Voi chi siete? Ditelo, io sono saggio, sono saggia. Dillo forte, io entrerò alla presenza di Dio. Fuori fa freddo e non ti danno neanche i vestiti. Volete entrare alla presenza di Dio? Dobbiamo vincere le sfide. Quindi il primo punto è: la vita è una sfida. Due, la sfida è per tutti e noi possiamo essere o vittoriosi o... Ancora una cosa, se tu vinci o perdi, non coinvolgi solo la tua persona, ma vai a coinvolgere anche tante altre persone. Quindi è importante che io e te impariamo a vincere, perché dalla nostra vittoria, attraverso la nostra vittoria o attraverso il fallimento, c'è una conseguenza anche per tante altre persone. Nessuno di noi è un'isola, a volte ci sentiamo soli, anche in mezzo alle persone. Ma non è vero che siamo soli, perché noi siamo legati agli altri e ognuno di noi ha un'importanza molto grande. Come San Paolo siamo chiamati a combattere, a correre, a mantenere la fede e dove vinciamo, dove riusciamo a essere vittoriosi, trasmettiamo questa grazia agli altri. Ricordate la sfida di Adamo ed Eva? Dio li mise lì nel paradiso terrestre, in quel luogo beato, e gli disse di fare due cose, coltivate e custodite. Disse, fate crescere e fate attenzione, perché c'è un nemico. Loro hanno fatto attenzione? No, hanno perso la sfida. Hanno perso poi varie grazie, vi ricordate, iniziarono a nascondersi e poi al capitolo 3 c'è una serie di conseguenze del fatto che non sono riusciti a essere vittoriosi in quella situazione. Per Adamo c'era quel coltivare col sudore, per Eva c'era il partorire con dolore e così via. Quindi ci sono state delle conseguenze per loro per il fatto che non sono riusciti a essere vittoriosi. Ma solo per loro? È finita lì? No, ce la portiamo ancora noi adesso dietro. Ancora noi ci portiamo la conseguenza di quel peccato. Ancora. Vedete? Quindi che c'è una trasmissione se vinciamo o se perdiamo. La lieta novella è Romani capitolo 5 versetti 18 e 19 dice: come dunque per la caduta di uno solo, ascoltate, si è riversata su tutti gli uomini la condanna, ci siete? Romani 5 versetti 18 e 19 dice: uno ha perso e tutti gli altri hanno perso. Dice, come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo,
Gesù Cristo, si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. San Paolo dice: guardate che a causa di uno noi abbiamo ereditato il male, ma a causa della vittoria di qualcun altro noi ereditiamo la giustificazione che dà vita. Ah. Quindi dentro di noi ci sono questi due fiumi, questa cosa che ereditiamo, è l'una e l'altra. Idem, quindi, noi possiamo portare agli altri la stessa cosa. Dipende se diventiamo più come Gesù Cristo o più come Adamo ed Eva. Adesso vi faccio qualche esempio. Secondo voi, qualcuno di voi è nonno? Genitori? Quando è nato il vostro figlio o vostra figlia? Avete pianto o avete sorriso? C'è stata gioia o no? Nasce uno e cosa parte? La gioia. Molte volte invece quando muore uno coinvolge anche gli altri nella sofferenza. O no? Muore uno, quello va a star bene, ma molti altri soffrono perché non c'è più. O al contrario, nasce qualcuno e molti iniziano a provare gioia per la nascita. Vedete quindi che ogni persona coinvolge altri. La maggior parte di persone, soprattutto uomini che sono arrivati negli anni passati nel nostro ministero, sono arrivati, alcuni di loro erano magari sposi e padri di famiglia, c'erano alcuni uomini che avevano la motocicletta. Nel giro di 2 o 3 mesi il Signore gliel'ha fatta vendere al volo a tutti. Perché? Perché immaginate, io sono sposo, sono padre, ho questo ministero, immaginate, mi piace la moto. È un egoismo. E sarei non rispettoso di voi, né di mia moglie né dei miei figli, se la usassi. Perché? Perché è pericolosa. La percentuale di morti in moto sono tanti. Per un mio piacere, perché dico di no magari a Dio, se mi faccio del male o se morissi, privo mia moglie di un marito, privo i miei figli di un padre, privo le persone che seguono il ministero di qualcuno che li sta guidando. Perderei io la sfida, ma con me ne subirebbero le conseguenze tanti altri. L'avevate mai vista in quest'ottica? Ognuno di noi è importante. Prendersi cura, ad esempio, di se stessi, vincere la sfida di volersi bene, di prendersi cura, non serve soltanto a noi. Sono andato la scorsa settimana da una fisiochinesi terapista, una cosa tutta strana, mi ha detto: se continui così, fra qualche anno sei messo male. Mi fa: vuoi continuare a fare questo per tanto anni, portare la parola perché lei mi segue anche? E ho detto: certo, allora devi prenderti cura di te, altrimenti non riuscirai a portare avanti questo progetto. Quindi ora ho una sfida: o mi prendo cura di me, cercando di stare in forma e di conseguenza, ma anche con i miei figli, altrimenti troveranno un rincoglionito fra 10 anni e tutto lì così. Devo presentarmi così con loro o devo essere in forma? Secondo voi? Il più possibile potergli dare qualcosa ai miei figli, ma come alla moglie, ma come agli altri. Se io vinco la sfida che mi è stata lanciata, perché è una sfida, perché è più facile gozzovigliare che non fare degli esercizi, e c'è da soffrire nel volersi bene, c'è da combattere nel fare tutti i giorni degli esercizi che mi ha dato e trovare il tempo e mettersi lì, perché c'è una parte dentro di noi: no, ma chi te lo fa fare? Ma perché lo devi fare? Ma è tanto più facile farla te. Ma perché? Noi abbiamo una parte, che è il cervello rettile, che si tira indietro da queste cose. Invece la parte della neocorteccia dice: no, dovresti farlo perché ti fa stare... Di solito c'è quella, la parte rettile, che riesce ad avere autorità. A meno che con la grazia di Dio capiamo che è una sfida. E se iniziamo a prenderci cura di noi e vinciamo le resistenze, questo è prendere la croce, se vinciamo le resistenze del male e facciamo le cose giuste, seguiamo Gesù e noi saremo più in forma. E se io sono più in forma, trasmetterò anche il bello della grazia di Dio in me ad altre persone. Qualcuno lo sta afferrando? Qualcuno? Gli altri no? Avete capito? Compreso?
quanto è importante. Guardate che il nostro destino coinvolge il destino di altre persone. Uno che si ubriaca, un padre di famiglia che inizia a ubriacarsi, fa dei danni con la moglie, uno perde salute per lui stesso, inizia a star male, due, la moglie si troverà un marito ubriacone, al posto di avere delle grazie avrà delle disgrazie, e i figli ne patiranno anche loro le conseguenze, e magari anche altri. A causa di uno, quanto male può esserci attorno? Ci siete? Così di un drogato. Così prima vi dicevo dell'egoismo di avere una moto, in questi giorni dicevano di nuovo, avete visto quelli che planano, come volano con quella tuta alare, quella cosa, e se ne ammazzano una settimana, perché quello è rischiare la vita. Ma difatti hanno detto che uno lascia così la moglie e due figli. Bravo pirla! Tu sei stato un egoista, ti sei ammazzato e adesso gli altri piangono. Quello ha perso la sfida. E un sacerdote mi disse, se venisse uno di quelli a chiedere il funerale non glielo do, perché se l'è cercata. Perché se si metteva davanti a Dio, Dio gli diceva non farlo, perché quello è stato un puro egoismo. E allora oggi dobbiamo combattere il puro egoismo che c'è dentro di noi, iniziare a far bene le cose per noi e per gli altri. Vogliamo bene agli altri? Dobbiamo diventare integri, vincere questa sfida. Prima Samuele, capitolo 17, versetti 8 e 9. Golia si fermò e gridò alle schiere di Israele. Perché siete usciti e vi siete schierati a battaglia? Non sono io filisteo e voi servi di Saul? Ascoltate bene, scegliete un uomo che scenda contro di me. Se sarà capace di combattere con me e mi abbatterà, tutti noi saremo servi vostri. Se invece io, dice Golia, vincerò su quello, tutti voi diventerete nostri schiavi. Uno contro uno, ci siete, i due popoli guardano, se vince uno, tutto il popolo degli altri diventa schiavo, o al contrario, uno vince, tutto il popolo vince, uno perde, tutto il popolo perde. Questo passo va a rafforzare proprio il discorso che ognuno di noi è importante. Se non lo sapevate fino adesso, adesso sappiatelo. Siete tutti importanti. Se impariamo a vincere le sfide, e le vedremo poi durante l'anno, varie sfide, non solo vinciamo noi e diventiamo quello che dobbiamo essere, ma spargiamo grazia di fianco a noi. Se invece perdiamo, rischiamo di star male noi e di coinvolgere altre persone. Quante mamme, quante papà, quanti hanno detto l'ho fatto per i miei figli, ho tenuto duro, per amore. Nel momento in cui quella persona ha combattuto, per loro ha vinto anche con lei stessa, perché se lasciava andare, meno male che amava i figli, perché altrimenti magari si lasciava andare. Invece ha combattuto, ha vinto lei, e ha sparso la grazia. Ci siete? Quanto è importante. La parola di Dio dice che l'offerta del giusto è gradita a Dio e sparge un profumo a tanti altri. Davide vincerà e tutto il popolo vincerà. Se Davide non vinceva, il popolo aveva fallito. Perché dobbiamo pregare per il Papa? Perché dobbiamo pregare per i nostri politici? Perché in qualche modo passa la grazia o la disgrazia. E difatti siamo messi male. Perché vediamo chi abbiamo in alto. Perché dobbiamo pregare? Perché vincano. Vincano contro l'egoismo, vincano contro le tentazioni, come abbiamo visto quel nome, quell'ultimo che è stato fregato da quella, e quanti danni fanno. Se uno vince, vince anche il popolo. Se uno perde, perde anche il popolo. Ecco che quindi noi siamo importanti, i genitori se vincono, vincono anche per i figli. E perché il diavolo attacca tanto i genitori, la coppia? Perché se demolisce quei due, demolisce anche i figli, demolisce anche i nipoti tante volte. Quindi è molto importante vincere. Cos'è importante? Vincere. Cosa dovete fare? Vincere. Cosa devo fare? Vincere. Lo diciamo un po' più, cosa dobbiamo fare? Vincere, siamo chiamati come San Paolo a vincere. È una sfida la vita e noi vogliamo essere vittoriosi, più che vittoriosi.
Adesso vediamo alcune sfide, purtroppo anche perse, dobbiamo guardarne anche qualcuna. Sfide bibliche, abbiamo già visto Adamo ed Eva, però adesso ve ne cito 5 velocemente per vedere perché ci servono anche vedere queste. Perché magari possiamo riconoscere che siamo un po' così e d'ora in avanti diremo non lo voglio più, ma voglio vincere. Onan, non so se ne avete mai sentito parlare, siamo in Genesi 38, versetti dal 6 al 10. Giuda scelse per il suo primogenito Er una moglie che si chiamava Tamar. Ma Er, primogenito di Giuda, si rese odioso agli occhi del Signore e il Signore lo fece morire. Allora Giuda disse a Onan: va con la moglie di tuo fratello, compi verso di lei il dovere di cognato e assicura una posterità a tuo fratello. Vi ricordate, anche Gesù riprenderanno con Gesù il discorso di quello che si sposa, poi muore il marito, allora viene dato al fratello e così via. Era una legge: una volta che si sposava il primogenito, se moriva lui, il secondogenito doveva prendere come sposa la vedova di suo fratello, e i figli che sarebbero nati avrebbero preso però il nome di suo fratello. Era proprio una legge che c'era allora. Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua. E allora cosa faceva? Ogni volta che si univa alla moglie del fratello, disperdeva il seme per terra, quei 50-100 milioni di... Disperdeva tutto in terra per non dare una discendenza al fratello. Dice, non mi va questa cosa, voglio fare l'egoista, visto che i figli non saranno considerati miei, niente, va bene così. Ciò che gli faceva la rama agli occhi del Signore, il quale fece morire anche lui. E non vissero felici e contenti. Quest'uomo, per il suo egoismo, difatti provava piacere ma non investiva tutta la vita, cosa faceva? E poi è andato a morire. E così ha privato la moglie Tamar la possibilità di diventare madre. È morto lui e ha privato anche Tamar, uno, di un marito, due, di diventare madre. Vedete, il nostro egoismo, il nostro essere, pensare solo a noi, o è mio o è di nessuno, il non quindi rispettare anche gli altri che sono di fianco a noi per quello che sono, ma pensare solo alla nostra felicità e chiuderci, porta a morte. Porta morte a noi e poi priva anche gli altri delle benedizioni. A ognuno di noi Dio ha dato delle grazie, dei compiti per rendere felici le persone. Noi siamo nati per questo. Come Gesù è venuto per portare la salvezza a tutti, ognuno di noi è importante per qualcun altro. Onan gliene fregava niente, anzi faceva un dispetto addirittura. E qual è stata e cosa gli è successo a Onan? L'eterno riposo donagli il Signore, anzi no. È finita male, ha perso lui e Tamar è rimasta senza. E poi dopo, se conoscete la storia, sapete che il papà Giuda ha avuto paura, visto che aveva 3 figli, fatti fuori 2, ce n'era solo più uno, gli ha detto a Tamar: forse è meglio che vai a casa per un attimino, mio figlio è ancora piccolo, aveva paura che morisse anche quello. Ma non era lei che faceva morire, erano loro che perdevano la sfida dell'amore. Ci siete? Quindi non facciamo come Onan. Un'altra sfida persa, la moglie di Lot. Sapete chi è Lot? Parentela, nipote di Abramo. Nipote di Abramo, aveva camminato con Abramo, poi a un certo punto si sono staccati, Lot è andato a vivere Sodoma e Gomorra. Ma il male era così tanto che Dio a un certo punto deve far scendere fuoco, zolfo, e distruggere quelle città. Ma nel distruggere quelle città cerca di salvare Lot, sua moglie e le 2 figlie. E quindi gli dice: andatevene. E poi gli dà un comando: andatevene, perché ecco lì. Vedete, la sfida è stata andarsene. Uno poteva dire: no, ma non puoi lasciare questo paese così. No, ascoltami, vai via di qua. Lot parte con la moglie e con le 2 figlie. E Dio gli dà un comando. Qual è il comando? Non voltarti indietro.
lo riprenderà anche Gesù. Chi mette mano all'aratro e si volge indietro non è degno, non sperimenta la grazia. Allora c'è scritto: il sole spuntava sulla terra. Siamo in Genesi 19, versetti dal 24 al 26. Il sole spuntava sulla terra e Lot era arrivato a Soar. Quando ecco il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore. Distrusse queste città e tutta la valle con tutti gli abitanti della città e la vegetazione del suolo. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale. Perse la vita. Perché perse la vita? Perché aveva vissuto delle cose a Sodoma e Gomorra. Dio gli ha detto: vai via da lì, vi chiamo a essere una santa famiglia, staccatevi da questo mondo. Vanno, ma lei non si stacca. Difatti, mentre se ne andava, dentro sicuramente c'era qualcosa, il ricordo dei piaceri o di certe cose che aveva provato, visto, e cosa fa? Si volge indietro, dice: però era tanto bello là. Nel momento che dice era tanto bello là e non accoglie le regole della sfida, perché ogni sfida c'ha una regola, e quest'anno vedremo delle regole, nel momento che lei trasgredisce al comando alla regola che Dio gli aveva dato, caput anche lei. Ci siete le due case? Una ha retto, l'altra no. Lei è una di quelle che non ha messo in pratica la parola e difatti è arrivato la tempesta, è arrivato quel fuoco e lei ci ha lasciato le penne. Ok, lei ci ha lasciato le penne, ma solo lei. Lot si è trovato senza una moglie e le due figlie senza la mamma. E poi ci saranno altri casotti che faranno le due figlie, ma ci basta già la mamma. Qualcuno vuole fare come Onanna di prima? No. Come questa? Neanche. Ci guardiamo indietro? Sempre avanti con Dio. Nadab e Abiù. Siamo in Levitico capitolo 10, versetti dall'1 e 3. Erano due sacerdoti. Ora Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero dentro il fuoco e vi posero sopra dell'incenso e presentarono davanti al Signore un fuoco illegittimo che il Signore non aveva loro ordinato. E un fuoco uscì dalla presenza del Signore, li divorò e morirono così davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: di questo il Signore ti aveva parlato, in coloro che mi stanno vicino mi mostrerò santo e la presenza di tutto il popolo sarò glorificato. E Aronne, che era il papà, dovette tacere perché i figli avevano trasgredito. C'erano andati a servire il Signore ma avevano fatto quello che volevano. Anzi, un fuoco illegittimo, dice proprio. Uno può anche entrare in chiesa, ma poi avere una vita doppia, completamente diversa. Uno potrebbe anche essere un sacerdote, diceva qua. Ultimamente di storie ne sentiamo anche tante, ma fare grandi danni. E i grandi danni, ad esempio di un sacerdote, di altri, un padre di famiglia, molte volte si riversa sulla comunità. Santi sacerdoti, sante comunità, sacerdoti dall'altra parte, grandi problemi nella comunità. Santi genitori, non so se conoscete Santa Teresina di Lisieux, mi sembra che aveva altri fratelli e sorelle. E come erano gli altri? Anche santi gli altri, chissà che genitori hanno avuto. Com'è che si chiamavano? Martin. E mi sembra che anche quei due sono abbastanza su. Invece Lot e la moglie di Lot, vi dicevo prima, che hanno voluto vivere là, poi a un certo punto le due figlie faranno poi un incesto con il padre, gliene combineranno, perché forse non c'era lì qualcosa di sano alle radici. Ecco che quindi siamo chiamati come questi due ad avere una vita santa, anche come genitori. Come coppia dobbiamo vincere questa sfida in modo che scenda la grazia. Non basta essere genitore, non basta essere uno sposo, non basta essere un sacerdote, non basta. Bisogna camminare nella santità, nell'obbedienza di Dio, altrimenti avete sentito che si perde. Andiamo ancora, posso ancora raccontarvene qualcuno di fallimento? Magari così oggi usciamo un po'
a Cannes. Giosuè capitolo 7, versetti dall'1 al 5. Gli israeliti violarono la legge dello sterminio. Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi e via dicendo, si impadronì di cose votate allo sterminio e la collera del Signore si accese contro gli israeliti. Il popolo di Dio era stato chiamato a entrare nella terra promessa. Vi ricordate, Mosè accompagna fino davanti alla terra promessa tutto il popolo e poi cede il testimone a chi? A Giosuè. E a Giosuè Dio gli dà delle indicazioni per essere vittorioso. Giosuè doveva essere? Cosa doveva essere? Solo lui? No, con tutto il popolo. Doveva entrare a prendere possesso della terra promessa. Quindi vediamo anche lì come la santità di uno porta tutti gli altri nella terra promessa. Ebbene, Dio aveva dato una regola: io sarò con voi, sconfiggerete tutti i nemici. Ma attenzione, nel momento che sconfiggete il nemico, non prendete nulla dalle mani dei nemici, non prendete nulla, ma votate tutto allo sterminio. Cioè, la santità deve far fuori tutto il male, non un pochettino e l'altro prenderselo. E dice, nel momento che conquisti, fai fuori tutto il male. Qual è il primo popolo che hanno dovuto... col quale hanno dovuto lottare il popolo di Dio contro una grande città? Brava, Gerico. Gerico, che era una fortezza inespugnabile. Nessuno era mai riuscito a vincere contro quel popolo. Invece ce la fa il popolo di Dio, perché Dio dà delle indicazioni a Giosuè. Vi ricordate cosa gli ha fatto fare per sconfiggere il popolo? La processione, gli fa per 6 giorni una processione con le tavole della legge, con tutto, con l'arca, attorno alla città, un giro al giorno. Il 7° giorno gli dice farete 7 giri, il 7° giorno arriva lì, 7 giri, al 7° giro suonano le trombe e basta, che significa la preghiera, dare gloria a Dio, cadono le mura di Gerico, quelle inespugnabili caricano. Perché cadono? Perché il popolo di Dio ha obbedito e hanno vinto la sfida. Cade tutto, mi fanno fuori tutti i nemici, dicono wow, siamo più che vittoriosi. Ma quest'uomo Acan cosa fa? Arriva lì e c'è scritto che ha visto tante cose belle, se le messe in tasca. Il politico che arriva lì a Santa Roma, Roma Santa, non penso che sarà, che ci sarà sicuramente uno dei 10 segreti di Medjugorje che passerà attraverso Roma. E va e mette in tasca, porta via, disobbedisce, c'è scritto, violarono la legge dello sterminio. E cosa succede? Subito dopo devono conquistare il secondo paese, che si chiama Ai. Il nome Ai significa sconfitta. Ai era piccolino, immaginate se dall'altra parte c'era, che ne so, una città di 1 milione di persone, quella c'erano 200 persone. Allora Giosuè dice, ma sì dai, con quelli andate in pochi. Vanno e dice che tornano a casa, che le hanno buscate, hanno perso. Ma perché il popolo ha perso? Perché uno di loro aveva trasgredito alla legge. Infatti loro non riescono a capire, ma perché abbiamo perso? Tu ci avevi fatto vincere l'altra e ci hai detto che vincevamo anche questa. Sì, ti dice Dio, io voglio che voi siate vittoriosi sempre. E ma allora perché è successo questo? Dice Giosuè, smetti di piangere, prega e io te lo rivelo. Quando noi vediamo che c'è una sconfitta, mettiamoci a pregare, chiediamo rivelazione allo Spirito Santo. Come mai queste cose vanno male? Che cosa c'è dietro a questa situazione in cui non riesco a vincere? E Dio gli rivela, guarda che quello lì, Acan, ha rubato, ha preso, si è impossessato, ha trasgredito la legge. E allora cosa fanno? Una piccola epurazione, purificazione, lo fanno fuori lui e tutta la famiglia. Via, l'eterno riposo anche per loro. Dopo questo riusciranno poi a vincere la battaglia.
riusciranno. Questa storia ci insegna che per l'egoismo di uno hanno perso in tanti. E poi alla fine tanto è venuto a galla questa cosa ed è stato fatto fuori lui e tutta la sua famiglia. Quanto allora è importante obbedire alla parola di Dio. L'avidità, la mancanza di fede, di fiducia che Dio provvede sempre, la slealtà e questa ipocrisia porta alla sconfitta di tanti altri. Non ve l'ho detto prima, adesso lo Spirito Santo me lo sta ricordando. Volevo farvi complimenti prima, perché abbiamo iniziato a pregare di solito la prima volta, quando ci si ritrova dopo l'estate, animare una preghiera è sempre di un pesante, perché di solito durante le ferie le persone si sono prese le ferie anche da Dio. E invece non è vero, ho iniziato a sentire la presenza di Dio che arrivava attraverso di voi e volevo dirvi: bravi, siete riusciti a stare con Dio e Dio era già in voi. Abbiamo iniziato a pregare, si percepiva. Ormai sono 20 anni che Dio mi ha chiamato questo ministero e dopo 3 minuti che prego con qualcuno percepisco subito se è con o dall'altra parte o che cosa c'è. Ecco questa cosa, ho percepito che voi eravate nella grazia di Dio. Se qualcuno di voi era in una disgrazia, diciamo, di Dio, sarebbe stato molto più pesante. Magari qualcuno di noi non è a quel livello, però la maggior parte era così. Quanto è importante in una famiglia, in un gruppo di preghiera, in un po' la santità di tutti, aiutare le persone. Se noi aiutiamo gli altri a stare bene, ritorna anche noi. Possiamo vincere o perdere in base al nostro gruppo di preghiera, alla nostra parrocchia, alle nostre cose. Ci siete? Quanto siamo importanti? Ma sì, dai, faccio quella cosa, nessuno se ne accorge. Anche a Cana aveva fatto quella cosa, nessuno se n'era accorto, tranne il risultato. Tranne il risultato, la sconfitta. E poi dopo tanto è venuto a galla e l'ha pagata cara. Se non viene a galla prima, nel momento che arriveranno i novissimi, li conoscete giusto, i 4 novissimi? Morte, giudizio, paradiso e inferno. Da prima o poi verrà a galla tutto. Meglio metterci a posto? Già qui e ora. Meglio essere vittoriosi? Sì, da subito. Siete sempre più convinti che siamo creati per essere vittoriosi? E che dobbiamo vincere le sfide della vita. E se le vinciamo, la benedizione è solo su di noi? No, anche su tanti altri. Siamo importanti, come anche al contrario abbiamo sentito. C'era ancora Anania e Saffira. Volete ancora sentire questa sfida? Ma hanno perso anche queste. Poi vediamo non vi lascio con le sfide perse, ma vi lascerò con quelle vittoriose. Però ecco, interessante, qui siamo nel Nuovo Testamento, la Chiesa nascente, quindi potevate dire ma quello era Vecchio Testamento, anche se tutto il Vecchio Testamento, se lo si legge cristocentricamente, dà sempre delle chiavi bibliche esistenziali molto belle, molto forti. Qui siamo nel Nuovo Testamento, siamo in Atti al capitolo 5, versetti dall'1 all'11, ve lo abbrevio un pochettino. La Chiesa nascente, erano così entusiasti, che cosa facevano? Che tutte le persone che aderivano alla Chiesa prendevano tutti i loro averi e li mettevano in comune. Infatti prima Barnaba, figlio dell'esortazione, prendette quello che aveva, vendette tutto e lo mise ai piedi degli apostoli. E tutti così, non c'era più nessuno ricco, nessuno povero, questo è un po' utopia vivere così una chiesa del genere, ci hanno provato, non ci sono riusciti. Però qui dice che comunque noi siamo chiamati, quando diventiamo cristiani, a condividere la nostra vita, che lo vogliamo o no, noi portiamo benedizione e maledizione. E qui, chiesa nascente, tutti diventavano benedetti dagli apostoli e diventavano benedizione perché condividevano anche i loro beni, perché pregavano assieme, diventava una comunità. Che bello! A un certo punto arrivò un uomo, Anania, arrivò con la moglie, avevano venduto un campo, preso dei soldi, però si erano messi in accordo di dire: senti, l'abbiamo venduto per 100.000 euro, è un po' troppo darli. Fa una cosa, diciamo che l'abbiamo venduto per 25.000 euro, 50.000, gli altri 50 li mettiamo via. Si mettono d'accordo,
però va solo il marito prima. Va il marito e depone questi 50.000 euro. E Pietro gli chiede: scusa, ma per quanto l'avete venduto il campo? Per 50.000 euro vi stiamo dando tutto. Nel momento che dice quello, c'è scritto: perché hai pensato in cuor tuo questa azione? Non hai mentito agli uomini, ma hai mentito a Dio. All'udire queste parole, Anania cade a terra, spiro, secco sul colpo, chiesa nascente, miracoli a tutto andare, grazie, bam, morte anche immediata di questo. I giovani, dice che vengono con un lenzuolo, lo portano via, mentre lo stanno portando via, arriva Safira, incontra questi, li guarda e dice: che sfigato questo, mi è andata male, cosa gli è successo? Arriva dagli apostoli e gli apostoli gli dicono: è già venuto tuo marito, ci ha detto che avete venduto il campo. Sì, sì, Safira, sì, sì. A quanto l'avete venduto? A 50.000 euro. Anche tu, come tuo marito, hai mentito, non a noi, ma a Dio. Quegli uomini che hai incontrato, quella bara era di tuo marito. Muore anche lei sull'istante. Un segno forte, anche perché è Nuovo Testamento, un segno forte che dice che non si può mentire allo Spirito Santo. Non puoi dire a Dio: ah, io faccio la consacrazione a Maria, faccio questo, faccio quello, vado a pregare, e poi invece il tuo cuore lo tieni per altre cose. O diamo la nostra vita al Signore, oppure no. Ma nel momento che noi dichiariamo: Gesù sei il mio Signore e Salvatore, io ti do tutto, tutto dobbiamo dargli. E se diamo tutto a Dio, Dio si prenderà cura di tutto noi. Se invece mentiamo al Signore: Signore ti voglio tanto bene, Signore di qua, Signore di là, ma non è vero, e cerchiamo di farci una seconda vita, un'altra cosa, dice, porta morte. E questo segno, soprattutto perché era la Chiesa nascente, e fu forte, perché poi c'è scritto alla fine: un grande timore si diffuse in tutta la chiesa, in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. E te credo. Non so se per fede o se perché se la son fatta addosso, ma si è sviluppato un santo timore di Dio. Mannaggia. Immaginate un politico o qualcuno che dicesse: se ho preso qualcosa, se ho rubato qualcosa, che Dio mi fulmini. Bam! Non so perché, credo che vedrei i portafogli degli altri politici. Se ne salvano pochi? Non lo so, non voglio fare conti in loro. Dio chiede a me e a te adesso: siamo sinceri con Dio? Ma veramente il nostro battesimo è per Dio e per gli altri? Guardate che è importante essere battezzati. Sapete cosa significa essere battezzati? Significa essere consacrati di Dio. Poi noi facciamo tutti i cammini di consacrazione alla Madonna, a San Michele, a San Raffaele, alle varie sante, a tutto, ma è una cosa in più che dovrebbe essere naturale, ma naturale non è. E difatti c'è tanta morte nella Chiesa. Quanti morti che camminano vanno in chiesa e... Perché? Perché c'è una menzogna ancora, non c'è la sfida di essere cristiani come si deve. Le persone non lo sanno neanche. Non lo sanno neanche che essere, cosa significa essere battezzati, essere cristiani. E poi vedi che difatti la Chiesa funziona poco, perché? Perché non c'è fede. Ecco che questo grande segno ha risvegliato la fede in tanti. Tranquilli, non invocheremo questa cosa oggi che chi ha... Ci manca solo più questa, che succede qualcosa. Già a volte nelle assemblee ne succedono e poi il prete mi chiama: cos'è successo? E niente, ho invocato lo Spirito Santo, c'era qualche problema spirituale. E poi mi dicono: ma da noi in chiesa non succede mai queste cose. E che gli devo dire? Quando, soprattutto all'inizio del cammino, adesso sono passati una ventina d'anni, tutte le volte... Un santo sacerdote che mi aveva accolto nella sua chiesa aveva detto: sì, mi piacciono queste cose. Tutte le volte che invocavo lo Spirito Santo c'erano delle manifestazioni. Mi ricordo un ragazzo che iniziò poi a frequentare assiduamente e mi fece la sua testimonianza e disse: io da quella sera ho iniziato a venire tutte le volte, credo in Dio.
E gli faccio: cosa ti è successo? A me niente, ma nel momento che ha invocato lo Spirito Santo ho visto uno davanti a me che è caduto, gli è successo di tutto. Ho detto: se esiste il diavolo esiste anche Dio. Una cosa del genere. Ha detto che da quel momento, invece ero a Loano, perché avevo fatto un periodo anche a Loano, mi ricordo, invoco lo Spirito Santo, c'era al fondo un ragazzo che aveva tanti problemi spirituali, poveretto, veniva e credeva, ma aveva... gli avevano fatto varie cose simpatiche. Invoco lo Spirito Santo, questo cade a terra, c'era una signora di fianco, lo guarda, vedo che si sposta, fa così, via. Allora, vogliamo le manifestazioni di Dio, ma abbiamo paura delle manifestazioni di Dio. Cioè, vorremmo una cosa, ma no, il pacchetto lo si prende tutto. O lo prendiamo tutto com'è, o altrimenti sì, prendo mia moglie, però sapete come adesso la convivenza va bene, però almeno non è definitiva, sai, con Dio invece le cose si fanno seriamente. Credo che ve ne siete accorti, la vita è una cosa seria, è una cosa seria, la sofferenza è una cosa seria, il male è una cosa seria, la gioia è una cosa seria. Quante vite abbiamo? Una sola. Non fidatevi della reincarnazione, è una frottola grandissima per quelli che dicono ci riprovo, quelli della riprova sarai più fortunato dei cioccolatini, non è così. Una sola, e visto che ne abbiamo una sola, giochiamocela, vedete prima c'era il termine militare, il termine... Dio ci chiama a essere vittoriosi, Dio ha fatto le cose serie con noi, oggi è il giorno delle... esaltazione ha fatto seriamente, ci ha amati seriamente. E adesso chiede a noi, la prima cosa ci chiede solo, abbi fiducia. L'ho postato questa mattina, andate a sentirvelo quello. Cambierà il vostro modo anche di pensare alla vostra croce. E queste sono le 5 sfide perse. Ne vediamo solo alcune, vi racconto solo qualcosa, poi durante l'anno vedremo di vederne altre. O magari vedremo queste un po' più specifiche. Sfide vittoriose. Il popolo si trova in Egitto, schiavo del faraone e degli egiziani. Riusciva a liberarsi da solo? No. Che cosa ha fatto? Si è rivolto a Dio. Si è rivolto a Dio, Dio chiama Mosè. Mosè va e cosa succede? Che si trova il faraone che è molto potente. E tutti hanno... paura perché è molto potente. Dio gli dice a un certo punto a Mosè: non avere paura, da stasera non vedrai più la faccia dei tuoi nemici, non avere paura. E attraverso la fede di Mosè cosa farà? Vi ricordate quando stende il bastone? Prima ci sono state 10 piaghe, poi l'ultimo grande segno, il mare che si apre, passano in mezzo loro e quando arriva il nemico chiude e loro sono sani e salvi. Prima vittoria perché hanno gridato a Dio, hanno scoperto che da soli non potevano uscirne. Ci sono delle sfide, la vita ci lancia delle sfide che molte volte sono più grandi delle nostre capacità. E qual è il modo di vincere? La fede. Preghiera e digiuno sempre condite con la fede, perché se sono fatte non con la fede non ottengono, invece con la fede. Quindi questo popolo riesce, uscirà dall'Egitto. Nell'Antico Testamento c'è la figura di un grande uomo che si chiama Giuseppe. Vi ricordate? Giuseppe, i fratelli lo buttarono nella cisterna, stava per morire, invece fu tirato fuori. Però venne condotto in Egitto. In Egitto divenne schiavo di Potifar. E poi la situazione peggiorò addirittura. Dove lo misero? In carcere, in prigione, dalla quale nessuno ne usciva più. Perché erano le carceri più tremende che esistevano, quelle proprio del faraone. Ebbene, che cosa è successo? Lui ha continuato a essere fedele e Dio cosa ha fatto? L'ha tirato fuori anche lui da quella situazione. Ma attenti, non solo l'ha tirato fuori, ma l'ha messo braccio destro del faraone e grazie a quello salverà poi tutta la sua famiglia. Vedete, la vittoria di uno porta vittoria agli altri. Il popolo d'Egitto, il popolo di Dio non solo esce dall'Egitto, ma addirittura entrerà nella terra promessa e diventerà il popolo di Dio che deve manifestare la gloria di Dio. Daniele, Antico Testamento, lo conoscete?
a un certo punto ha una sfida, una prova abbastanza tosta, perché lui non adorava gli dei stranieri, adorava solo il suo Dio, aveva lanciato già una sfida, l'aveva vinta lui, gli altri si sono arrabbiati e l'hanno fatto buttare dove? Nella fossa dei leoni, molto affamati, dice che per vari giorni non gli avevano dato cibo, buttano Daniele. Che cosa succede? Niente, non gli succede niente di male. Il giorno dopo il re va, guarda e lo vede e gli dice: Daniele, dimmi, gli dice, dimmi, urca, vieni. Lui esce intatto, nel frattempo il re manda dentro una cinquantina dei satrapi, com'è che si chiamavano quelli di allora, che erano gelosi di lui, e non erano ancora entrati? E i leoni hanno fatto il segno di croce, grazie Signore per il cibo quotidiano, e se li sono pappati tutti. Daniele no, loro sì, aveva vinto la sfida. Ma non solo, poi grazie a questo segno, questo re manderà un editto a tutti dicendo: dobbiamo anche noi adorare il Dio di Daniele, perché? Perché è riuscito a fare queste cose. Vedete, delle sfide vinte portano tante benedizioni. Non solo abbiamo sentito tira fuori, tira fuori, tira fuori, magari voi avete delle sfide in questo momento e chiedete: tirami fuori da questo casino, tirami fuori da questa cosa. Dio ti vuole tirare fuori? In qualche modo sì, ma solo tirare fuori? No, vuole darti molto di più. Dillo con me, vuole darmi molto di più. Attraverso quella sfida uscirai vittorioso e con qualcosa in più, sempre. Un'altra storia, sempre nel libro di Daniele, tre giovani, Sadrach, Mesach e Abednego, anche loro non adorano gli dei nemici e vengono buttati dove questa volta? Nel fuoco, nella fornace ardente. Dice che aumentarono il fuoco 7 volte tanto, una cosa del genere, che già anche quelli che mettevano fuoco erano stati bruciati. Vengono buttati questi tre nel fuoco, questi si misero a lodare, a benedire, a ringraziare. E che cosa successe a loro? Niente. Addirittura Nabucodonosor il re guarda e dice: scusate, ma quanti ne avete buttati? Tre. Non è vero, sono 4. C'era la presenza di Dio in mezzo a loro. Nella situazione infernale, in quella sfida, addirittura per la loro fede, Dio era sceso, li stava proteggendo ed era visibile. Ed era visibile. Allora Nabucodonosor gli dice: venite fuori. E vengono buttati gli altri, non erano ancora entrati, c'era già il profumo di arrosto, tutti cotti. Vengono tirati fuori, vinto la sfida. Basta quello? No, gli darà delle cariche molto importanti di alcune regioni lì del Medio Oriente da gestire a loro, li farà dei suoi governatori. Quindi dietro questa sfida di nuovo viene glorificato il nome di Dio, perché lo vede addirittura il re in mezzo a loro, e poi gli darà un premio. Abbiamo il nostro Giona. Giona invece dove finisce? Nella bocca del pesce, viene gettato, sapete, perché la barca stava andando, lui accetta la sfida. A un certo punto, prima stava scappando dalla sfida, accetta la sfida e dice: va bene, sto andando dall'altra parte, buttatemi nel mare. Lo buttano nel mare, Dio prevede il pesce che lo porterà addirittura a riva, verrà rigettato a riva, verrà tirato fuori da quel mare attraverso il pesce. E poi dopo quello capisce la lezione e dice: va bene, vado a evangelizzare. Un paese di 3 giorni di cammino, lui evangelizza un giorno di cammino solo, e nonostante quello tutti si convertono, il popolo di Ninive viene salvato grazie a una persona. Grazie a una persona. Prima stava perdendo la sfida, la barca stava per andare giù, quando dice amen viene tirato fuori da quella situazione brutta nella quale si era trovato perché aveva detto di no a Dio. Quando dice di sì a Dio, vince lui e porta la vittoria a milioni di persone. Ce n'è un altro che viene tirato fuori da una situazione, Lazzaro, lo conoscete, ne avete sentito parlare? Marta, Maria e Lazzaro. A un certo punto Lazzaro muore e lo mettono dove? Nel sepolcro, lo bendano e Gesù cosa farà? Lo tirerà fuori davanti a tutte quelle persone.
e molti crederanno in Gesù. Viene tirato fuori, questa volta per la fede delle due sorelle. Quindi noi possiamo aiutare anche altre persone a uscire dalla situazione pregando per loro. Marta e Maria, a un certo punto Marta, vi ricordate, che dubita, e Gesù gli dice: non ti ho detto che? Se credi vedrai la gloria di Dio. Ok, credo. Fanno quello che Dio gli dice. Nel momento che lo fanno, Gesù può compiere il miracolo, lui viene tirato fuori da quella situazione, risuscita e non solo ritorna in vita, ma diventerà testimonianza di Gesù. Difatti c'è scritto, poi dopo che volevano far fuori Gesù e anche sto povero Lazzaro, era appena risorto, volevano di nuovo ammazzarlo, ma perché? Perché Gesù, è vero che era Gesù, faceva miracoli, ma Lazzaro, per il fatto che aveva avuto quella sfida, quella cosa, diventava testimonianza della gloria e potenza di Dio, e dice che molti si convertivano già solo a vederlo. Ma non eri morto? No, guardatemi qua. Sfida vinta grazie alla fede di altri, ed era lì e portava salvezza a tanti. Quanto è importante vincere le sfide della fede. E l'ultimo, che penso che lo conoscete, è Gesù. Anche lui tirato fuori dalla tomba, non l'hanno più trovato. Alcuni anni fa sono andato a Gerusalemme e sono andato, veramente non c'era nella tomba. Cioè, ho fatto un viaggio per andare a vedere una tomba vuota, ma se almeno c'era qualcuno imbalsamato, a volte si va a vedere, c'è nessuno. E la vittoria è questa: ha vinto la morte, ma non solo è stato tirato fuori, ma è stato tirato fuori con un corpo glorioso, in un modo addirittura nuovo, a differenza di Lazzaro, che è una resurrezione, ritornare in vita. Invece lui, c'è stata una trasformazione nella vita definitiva. E grazie a questo Gesù ha vinto, è risuscitato, e dice San Paolo che noi, credendo nella resurrezione di Gesù, veniamo liberati da tutti i nostri peccati. Lui, Gesù, ha vinto, e ha vinto anche per noi. Ci siete? Qualcuno vuole vincere oggi? Avete la voglia di vincere? Avete capito la vostra importanza? Che nel momento che c'è una sfida della vita, tu o vinci per te e per gli altri, o perdi per te e per gli altri. Oggi, adesso, vorrei chiedere tanto Spirito Santo perché ci dia forza, consolazione, luce, grazia, che ci faccia capire quanto siamo importanti, che ci faccia sperimentare l'amore di Dio, perché chi non ha sperimentato l'amore di Dio fa fatica a credere in Dio. Aumenti le preghiere, le novene, ma la fede viene dal fatto che tu hai sperimentato Dio, che leggi la parola e che credi in Dio. E allora sì che inizi a essere vittorioso in ogni situazione, non ti spaventano più le sfide, perché sai che Gesù è con te. Mi ricordo, dopo la conversione, non vedevo l'ora di avere un problema. Era luglio del 94 quando ho avuto il mio incontro con Dio, e da bestemmiatore, discoteche, alcol, sesso, occultismo e mille cose, incontro Dio, e da lì è partita la vita nuova. C'è andato un paio d'anni, un po' di rodaggio, dove mi è successo di tutto, perché ho avuto bisogno di fare preghiere di liberazione, via, di tutto quello che non veniva da Dio. Una volta tolto questo, ho iniziato a sentire la presenza dello Spirito Santo sempre di più, e più la sentivo, più vedevo i suoi segni, e più non vedevo l'ora di vedere un problema, per poi dire: Dio, adesso voglio vedere come agirai. Fantastico. E mi sono ricordato che già da bambino, visto che combinavo tanti casini e mi trovavo a casa il bigliettino di mia madre che andava in negozio e poi me lo lasciava: stasera facciamo i conti. Dicevo, di nuovo nei premi, sono di nuovo nei premi. Dicevo solo: Gesù, aiutami tu. Gesù, pensaci tu. E quante volte poi mia mamma si dimenticava, succedeva qualcosa, e dicevo: ma Dio funziona, già da piccolo, anzi, penso di aver quasi avuto una chiamata a 10-12 anni al sacerdozio o qualcosa del genere, perché mi interessava già questa cosa. Poi, quando sono arrivate le donne, mi ha interessato un'altra cosa, e poi però sono ritornato a capire che anche quella cosa ti dà la felicità per un momento e poi ti frega. Chiedetelo a San Giuliano lì, no? Come si chiama quella? Noi dobbiamo vincere le sfide attraverso la fede. Dice un profeta, mi sembra Zaccaria: non per forza né per potenza, ma per lo Spirito Santo. Possiamo fare quel canto che avevo imparato da te
parlami, guariscimi, e facciamo quel canto adesso. Che lo Spirito Santo venga a istruirci. Ultima cosa, e poi chiediamo a Dio di confermare questa parola con la vittoria nelle sfide. Avete sentito? Giuseppe è entrato. Giuseppe era un preferito di Giacobbe, lo ricordate, il suo preferito, il suo cocco. Ma nonostante quello ha avuto una prova. È finito schiavo di Potifar, e non solo, poi per la menzogna della moglie di Potifar è finito addirittura in prigione. E in prigione c'è stato diverso tempo. Avrà pregato? Sì. Dio l'ha liberato subito? No. Perché? Perché doveva maturare, doveva crescere. Anche i tre giovani sono stati prima nella fornace fino a quando il re non li ha visti. Daniele ha passato una notte, bed and breakfast, i leoni, è rimasto lì tutta la notte con loro. Non so se hanno fatto un EPA, non so cosa hanno fatto quella notte, ma era lì e c'aveva questi leoni. Il Salmo 23 lo conoscete, il buon pastore? Dice che prepara una mensa sotto gli occhi dei nemici. Quindi Dio a volte permette la prova e non è che sta a guardare, ci accompagna nella prova. Quanto dura la prova? Questo molte volte dipende da noi. Più che da Dio dipende da noi, dipende dalla nostra elaborazione, dalla nostra crescita, dal nostro sviluppo della fiducia. Prima crediamo in Dio e prima ci potrà tirare fuori da quella situazione. E non solo, come abbiamo sentito, ci tira fuori dalla situazione, ma ci darà un premio. C'è sempre una retribuzione della fede, c'è sempre un premio. Difatti avevo fatto un cammino sul fatto che la fede ottiene sempre qualcosa di grande. Basta per oggi? Ne avete da masticare? Le sfide ce le abbiamo tutti. Su tutte e due le case è arrivato, ma una era costruita sulla parola di Dio, l'altra no. Una è caduta, l'altra no. Non dipende dai temporali. Non chiediamo a Dio evitami il temporale, perché ne abbiamo forse bisogno. Ma fammi crescere, fammi essere vittorioso nel temporale. Fammi essere vittorioso in mezzo ai leoni, fammi essere vittorioso in mezzo alle fiamme. Fammi essere capace che quando ci sarà il grido e lo sposo io sia pronto, come le vergini e così via. Ci siete? Ci sono delle sfide, la vita è una sfida, l'ho detto sin dalla nascita. Ebbene, impariamo a essere vittoriosi in ogni situazione, significa all'interno di quella situazione. Alcune volte preghiamo toglimi di qua, ma dovremmo anche chiedergli: Signore, fammi vivere bene questa cosa qua. Fammi essere vittorioso già adesso in questa situazione. Magari c'è una situazione, ho accompagnato in preghiera anche la piccola Irene con la mamma, con i nonni che sono qua, e è stata lunga, un annetto, tutte le volte chiedevo, ci sentivamo, ma quante volte ho sentito Benedetta che era benedetta dal Signore in quella situazione tragica. E dicevo, Signore, la stai formando e sicuramente le darà poi in mano qualche ministero o qualcosa, perché l'ha formata, l'ha provata, non solo lei ma anche i nonni. Ebbene, noi alcune volte vorremmo veder sparire le prove. Io vorrei veder sparire i miei debiti. Ma i debiti mi ricordano di avere fiducia in Dio. Mi ricordano che questa sfida che mi ha lanciato di comprare casa, sede, tutto, viene da Lui e che devo fidarmi della Sua provvidenza. Se fosse già tutto pagato, adesso è lunga. E mi dice di essere tranquillo in questa sfida. Oltretutto vivo solo di provvidenza. Quindi qualcuno che mi conosce ha detto, ma vai a imbarcarti in una cosa del genere? Ho detto, me l'ha detto Dio. Tanto se dicevo di no a Dio era peggio. Quindi è meglio dire amen a Dio, ho imparato negli anni, anche se la sfida è grande. E adesso mi sta chiedendo, abbi fiducia in questo, ma come abbi fiducia in altre cose? Abbi fiducia
in questo momento i tuoi figli crescono con quello che c'è nel mondo. Abbi fiducia. Viviamo tante sfide e le dobbiamo vincere per noi e per gli altri. Qualcuno vuole essere vittorioso come me? Io c'ho tanta voglia. A partire da? Da? Adesso, 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 adesso. Magari vittorioso nella malattia e poi magari sulla malattia. Nella difficoltà economica e poi sulla difficoltà economica. Nella prova magari familiare di divisione e poi sulla. Cioè ci siete? Cioè starci dentro vittoriosi e poi uscire dalla situazione vittoriosi e addirittura con uno.